Cos'è? Una macchina! A freddo! Ha freddissimo! Sono un elicottero, forse! Bravo, un cavallo! Un cavallo! Ma come fate a beccarci? Bravo! Allora, oggi modalità di Among Us bellissima, dove l'impostore è un unicorno! Attenzione! Molto pericoloso, un però! Unicorno! Allora, egli può fare diverse abilità, tipo può cagare in giro o cacarcobaleno, no, pericolosissimo. Ma è vero, sul serio? Quella è fighissima, è l'unica abilità che mi piace, quella. State attenti all'unicorno, perché mi sembra di averlo visto che andava in giro dalla storage, era in zona storage. Davvero? No, ma mi scorna. Non lo so, Cico, non lo so. Voglio vedere! No, hanno scordato Cico Tobi, ragazzi, non vi... Ah, c'è un unicorno! No, riportate! Allora, calmi, c'è stato un gran casino. Però... No, raga, che unicorno è che ammazza la gente? Allora, io ho visto, perché anche io ho visto tutto. In elettrica le ho visto. Allora, praticamente, l'unicorno ha fatto una cagatona, proprio plof, bella grande, Ma Cico, che schifo! Che è stupido. Cosa ha fatto? Proprio davanti a Electrical, dove ero io. Si è buttato in mezzo, non ci credo. Si è buttato sopra? Si è buttato, che schifo, Cico! Che schifo, Cico, veramente. Voleva assaggiarla. Che schifo. No! Beh, arcobaleno, va bene. Piedina, tu cosa hai visto nello specifico? Io ho visto che c'era un unicorno in Electricity. Era tutto arcobalenoso, col corno arcobaleno, che trottava a giro, era molto inquietante. Poi mi sono dato. Ok, qualcun altro ha visto qualcosa? No, allora, scusate. Sì, allora, io ero con Anna e tu eri con Piedina. Sì. Allora Alex è lui. No, fermi tutti, io ero con Anna. Quando? È bugiardo. Non me lo ricordo, raga, ero troppo distratto dall'unicorno. Qui abbiamo un unicorno nauta, No, non sono un unicorno di niente io, non votatemi, non Va sono bene, io. Bene, skippiamo un round, vediamo cosa succede, ok? Adesso facciamo caso a chi sparisce. Provvedo perché che non sono io l'unicorno. Voglio vedere l'unicorno. Bisogna stare attenti. Va bene. Non abbiamo votato nessuno. Very nice. Ma oltre a fare la popò fa qualcos'altro? Penso di sì, io... Secondo me ti incorna. Scusa, c'è un corno enorme, lo userai in qualche modo. Vero. E gli unicorni non so poi se voglio vederlo. Sono anche magici, fanno un sacco di cose. Esatto, secondo me fanno qualche cosa di magia e ti fanno sparire, secondo me. Sarebbe magari bellissimo. Che ne so, vola. Bellissimo. Sì, potrebbe. E se crea arcobaleni? Figo anche quello. Bellissimo. Figo anche quello. Voglio vederlo ora. Non c'è un unicorno volante. Sta volando. No, allora. Come sta volando davvero? State attenti, ha cagato. No, non posso passare. Io sono in caffetteria, mi l'ho state, visto. Aiuto, mi stai inseguendo. Ok, attenzione, Allora, però con calma. L'ho visto passare adesso, sta. Ragazzi, c'è una cacca arcobalenosa. Mi stai seguendo, aiuto. L'hai visto? È bello. Però pericoloso, molto rischioso. Bisogna stare molto attenti. Tanto bello quanto letale, direi. Forse alle femmine non fa niente. Io sapevo che gli unicorni alle femmine non fanno nulla. Potrebbe essere. Cosa c'è? Mi è sparita ora la popò, ti giuro. Sono stato un quarto d'ora qui bloccato. Ma la popò dove è? Perché io non la vedo. Era qua sopra. Ma è sparita. Si è sparita un attimo fa. Bisogna... Un po' si scioglie, tipo, sì, che ne so. Che ma schifo. Che schifo, come si scioglie? È normale. Guardate un po'. Voglio vedere se le femmine lo aggredisce. Cos'hai visto? Guardate, siamo tutti qua. Chi manca? Alex! Io. Sus! E quindi non significa niente, ero solo a fare le ora task. Ti premere, No, troppo sussi. Questa cosa qui è sussissima, Alex. Dove eri? Dai. Ero in reattori a fare delle task. Che bugia. Io venivo da reattori. Tu c'hai il naso lungo, non il corno. Anna, non è vero, non bugiardo, è vero. Schifoso. Mi giuro, ragazzi, reattori, mi giuro. Lascio la scelta unicorno nauta a dottor Piadina, che cosa ne pensi? Dottor Piadina dice che Alex ha detto che da piccolo voleva fare l'unicorno e adesso pensa di essere un unicorno. Io lo butto fuori subito. Bell'idea. Io bella situazione. Scusate, questo mercato ve lo fate a casa vostra, Anna. Cos'era? Io sono a casa mia. Ecco, allora vai fuori, vai in terrazzo. Va bene, vado fuori e faccio mercato, poi torno. Esatto, aspetta. Piscia so dal terrazzo. Bene, non era lui? Ah, cacchio. Come allora. Non era lui, è vero, non era lui. Fatto mercato, sono tornata. Ok, vabbè, non era lui perché ci siamo sbagliati. Problema. Però vabbè, non sì, vuol ma dire. Noi non sbagliamo mai e questo è il problema. Cosa c'è? Ho visto una moto da chiudersi. Cosa c'è? C'è un problema. Cosa c'è?
Io e Pierina siamo insieme. Stre ha visto un unicorno. Ah, no, è tanto aiuto. No, no, l'unicorno ionico no, però è l'unicorno siamo al buio, siamo rimasti al buio. Dai, no, ho paura, se vedo un unicorno poi mi piglia male. Tranquilla, attenta a evitare le cacche, che è pieno secondo me. Mamma, le cacche. Wow, wow. Ben, 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 ben. Io posso spiegare perché ho preso la cacchetta, però. Ma vai a cagare. Volevo un uomo vero, un bandolero, pam pam, che mi rubi il mare, amore criminale. Ma che stai dicendo? Che cos'era? Ci stava, era bellissima ancora. È il canto di nuovo dell'unicorno. Esatto. Momento di musica, ecco, sì, ci sta momento sempre musicale. E se volete altri momenti musicali, venite questa sera alle 19 in live sul sito Viola. Non qui su YouTube, sul sito Viola. Lion VGF Live. Siete puntuali attesi, alle 19. Siete invitati. Raccomando. Voi immaginatevi che avrebbe mandato una carta, una bustina con dentro l'invito proprio. L'invito. Se venite, diventate degli unicorni. La bustina di quelle volanti di Hogwarts, proprio, che ti parla e devi venire per forza dopo. Stiamo promettendo un po' troppo roba. E non puoi rifiutare. Sì. E c'è? Che succede? È sospetto, succede? Qualcosa di sospetto è accaduto. Qualcosa paura è capitato, ragazzi. No, non è successo niente, tutto successo bene, niente, tutto infatti bene, tutto bene. No, ho sospetti, Lion, proteggimi. Cos'è successo? Ma qualcuno ha visto l'unicorno? No, non puoi dirlo. Sono un testimone chiave a questo giro, allora, devi proteggermi. L'unicorno è... eccolo là. Attento, una cacca! Una cacca! Eccolo là, lo sapevo io. Pezzo di... Non mi dica è scivolato di nuovo sulla cacca. Eh sì, di brutto, proprio pieno. Cicco, perché c'è in mezzo? Ma che schifo. C'è andato proprio. Beh, fissato, Cicco. Tipo Federica Pellegrini a tuffo, proprio carpiato, flup. È da pazzesco. Che schifo. Allora, qua bisogna puntare il dito però, io so già, ho già capito chi potrebbe ovvero essere. Dici un po'? Alex Nauz, cosa stavi facendo? Sto facendo le task in admin. Perché non hai detto neanche una parola quando Cicco moriva, tutte queste cose. Tu eri zitto, zitto. E quindi stavo facendo le task, non volevo intromettermi nel fare mercato. O forse era l'unicorno. Magari no, l'unicorno. Sei l'unicorno, Alex? No, non sono io. Sei sicuro? Sì, sì. Perché stai borbottando, Alex? No, non volevo borbottare, sinceramente. Sai, guarda, chi per borbotta sicurezza, Nicolaion, lo butterei fuori comunque. Ma anche io, dai. Vai. Vai. Mi sente a disagio palesemente. Nel vuoto siderale. Ma non è mai riuscito la scritta You are beautiful. È l'unica volta che ti esce nella vita a te. Pazzesco. Non sei comunque, non che ti cosa ridere. Triste. Non mi hai protetto. Non mi hai protetto però, per niente. Però ti ho vendicato secondo real good. E questa era la tattica che volevo adottare. Aspettate io. Aspettate però, perché vedo che dietro di me le luci sono spente. Molto gravioso. Ehi Siri. Accidenti, ti sei dimenticato le luci. Facciamo la magia corniche. Ehi Siri. Vabbè. Ehi, mi stai ignorando Siri di brutto. Ehi Siri. Vuoi vedere che ci riesco io da qua? Ehi Siri, accendi tutte le luci. Ce l'abbiamo fatta, evviva, evviva. E luce fu, so good. Wow, tecnologia. Vai, nuovo round, bello l'unicorno. Voglio fare io l'unicorno. Hai visto, Alex, che belle abilità è che ha? È stato epico, ho caricato Cicco e è stato bellissimo. Non contento. Ho caricato Cicco. Non contento. Allora, l'unicorno può fa la carica che travolge, uccide, caga e la cacca uccide. Poi è potente, l'abbiamo visto. Chiaramente può si volare, trasforma e può volare. Infatti io l'ho visto volare. Bellissimo. Dovete stare attenti perché può volare, può andare ovunque nella mappa quando vola, quindi... Ma attraversa i muri? Sì, sì, sì. Vola. Quello vola di brutto, quindi sì. Bene. Volante. Ma ci si può nascondere allora? È troppo silenzio, c'è qualche unicorno che sta attaccando. Pianina, perché non parli? No, no, no. Ragazzi, io non stavo parlando perché sto facendo una task dei fili e per me sono molto difficili, da ma non sono intorno. Sta vedendo di brutto palesemente. Un bugiardello, non A meno che non è daltonico, in quel caso si spiega perché ha difficoltà. Ma ci sono anche i simbolini apposta. Attenzione, ho visto l'unicorno. Oh, l'unicorno! Urca, urca. No, non ci posso credere, non ci posso. Ho visto cos'è tutto, tutto visto. Cosa hai visto, tutto Cicco, prego. Strecato è stato. Palesemente ha caricato Anna, ha sbattuto nei container in coso, nel container appunto. Poi è diventato normale e ha riportato là di dietro. Ho visto tutta la scena. Ma non è scena vero mai. Dio, è container. Dio, che ha capito Anna. Che schifo, Stre. Io Anna meno comunque a Stre, perché io l'ho visto e non era un unicorno, mi sembra. Ma perché si è tolto appena l'ha uccisa, l'ha attaccato al coso. Io non l'ho mai visto, per me è Stre di brutto. Vedi? Non è Cicco, amici. Sì, ma riportatemi, dai, buttatemi fuori da dosso. Allora, facciamo ognuno vota ciò che pensa, va bene? Così è giusto. Va bene, nell'anonimato. Nell'anonimato, perché l'anonimato è bello. Ok, uno ha votato Alex. Ha votato me. A caso. Perché? Sarà Cicco probabilmente. Super perché perdita da parte vostra questa, super perdita. Non abbiamo buttato fuori però nessuno. Ti giuro che non sono teniamo io. Teniamo presente Streccato che potrebbe essere il colpevole, attenzione, molto però anche Cicco, non perdere quel colpevole, esatto, secondo me. Cicco sabota sempre le luci. Cicco è l'unico. Cicco è l'unicorno di brutto, permette.
No, è stato l'ha scagato, l'ha scagato di brutto, ragazzi. Molta attenzione. Quella è una scagata bellissima. Vuole scagare anche me. Ha ucciso Strecato, aiuto. Bisogna avere porti, Pieri, bisogna avere porti. Non posso, c'è l'unicorno, c'è l'unicorno di Pieri. Reporta, sai solo tu dove. Non posso. Pieri, reporta. È giù, è sotto giù, vicino storage. Pieri, se non reporti, ti giuro ti vengo a cercare. Sto facendo il giro di corsa. L'ho riportato prima io che Pierina, secondo me è Pierina. Allora, qui bisogna agire ed è tutto nelle mie mani. Allora, inizialmente volevamo votare Strecato e Cicco, ma non erano. Però sono tutti e due morti. Io ricordo che tu, Alex, avevi incolpato Cicco, avevi incolpato. Io avevo incolpato Cicco perché pensavo fosse Cicco. Però cioè, pensavo che non fosse Strecato. E quindi tu hai detto una bugia. Questo è grave, Alex. Ma allora, non significa niente. E stai non di nuovo borbottando, ti stacco le ossa. Non mi devi staccare niente. Ti stavo dicendo stai che non sono lo io. Stai, Alex, se, cioè, avvicinati, non lo so, sei stupido. Dai, okay. Ascoltami, non voglio essere stupido. Lo sei. Non sono io, cioè, punto. Sono un unicorno, no, non lo posso sei tu. Cioè, gli unicorni si sa che sei tu. Già mi sono girate le palle perché borbottavi tipo pentola di castagna calda arrosto e marroni. È già. Allora, lo so che quando si girano così è bruttissimo, sì, quindi dobbiamo fare qualcosa immediatamente, direi. Ma ti giuro che non sono io. E secondo me è Pierina, perché è strano che non ha riportato Strecato se l'ha visto morire. È vero, è vero. Posso questo. Difendermi, posso difendermi, amici. È vero, ma c'era un unicorno sopra e non potevo andare davanti a lui. Mi ha ammazzato anche no, a me. Non c'è difesa, secondo me. Neanche secondo me. No, ragazzi, rischiare. Io vi lo giuro, non sono io. Oh, veramente, raga. Faccio un tatuaggio così non sono dai, io. Ognuno vota quello che vuole, va bene? Così. Ok, perfetto, votato. Ok. Eh no, però così no. Ma che è successo? E adesso come questa facciamo? Questa è una situa veramente originale, eh? Ma perché tu, Pertu, non hai votato Pierina? Perché io ho votato me stesso. No, è l'unicorno! Ah, fuga, grande fuga! Non fate cagare, non fate scagare! Aiuto! Cornato, ma dai, ma ci hai preso gusto che umiliazione. Oh no, un Garebear. Chi no, è? No, un Garebear, vai via. Stupido sciocco imbecille, puzzolente, orrendo, raccapricciante. Sì, però non è giusto, perché io volevo approcciare l'unicorno. Beh, scusate, l'unicorno mi ha... state zitti, perché sono stato talmente forte che non posso più parlare con voi. Cioè, che forte. Hai incornato tutti. Ma poi pazzesco, anche nella dissuasione. Io sapevo che Alex avrebbe votato Pierina, che Pierina avrebbe votato Alex. Allora ho rischiato, mi sono votato da solo pur di uccidere l'ultimo. Però non è giusto, è illegale questa cosa. È stato rischioso un bel po', Ti senti un po' umiliato, Alex? Pensa se io votavo te, però, e tu ti votavi da solo, Ti conosco troppo hai bene. Hai rischiato di perdere, hai rischiato. Tu eri troppo... È un piano troppo maledico. È stato fortunato che non è successo, in verità. Tu sapevi che volevi votare Pierina, e Pierina voleva votare te. Quindi non c'era altra scelta, era ovvio. È comunque non illegale. Come il futuro, proprio. Ma, scusate, ma Anna si è dormita? No, sono qua che sto facendo le task. Là che fa la task, va bene. Oppure un unicorno. Unicorno, no. Oppure è Strecato l'unicorno. Esatto, sì, sono io. Lion mi ha detto nel pensiero. Mi sta per ricordare, ha preso il muro. Ha preso il muro l'unicorno. Ha preso il muro fratellino, aspetta. Ha preso di nuovo il muro. Non mi sta così. Aiuto, questo unicorno è stupido. E niente. Dov'è? No, c'è una cacchetta. Non toccate la cacca. Attenzione. Dov'è? La voglio vedere, vi prego, non l'ho mai vista. Non toccate la cacca. Alex, se vuoi andarci sopra, non lo so. È bellissimo. Non c'è andare. Quanto brilla però. Oh, se qualcuno muore sulle cacchette da stupido. No, vi ho salvato di brutto. Ma perché io le cacche non le vedo? Uffa. Scusate, Se Cicco ha reportato Alex e Stre erano insieme e Anna. Infatti sì. Anna, dai, sei un segone, Anna. Vabbè, è successo, dai. Anna, è non successo. Borbottare che fai arrabbiare anche tu, Unicorno, ero io, l'unicorno. Lo sappiamo, sei un pippone, Anna, cioè, allora. Ma non è vero, scusa, cos'altro devo fare? È difficile da usare, perché non puoi tornare umano, devi aspettare che scade. Lo so, molto difficile. Sì, ma scusate, prima di uccidermi ha preso il muro, quattro volate, sono rotto, un Garebear. Due. Così impari. Eccoli, andate via, aspetta. Vai, sta tornando. Eccoli che tornano. Siamo sul pezzo. Ok, altri Garebears. Simsalabin, eccomi. Ok, chi è l'altro che non arriva? Ci sono. Ecco, ci siamo sul pezzo. Siamo tutti, possiamo fare un altro round unicornesco. Certo, ma anche più di uno, è molto bella questa cosa degli unicorni. È bellissimo. Chiaramente ci giocheremo anche in live, motivo per il quale stasera siete nuovamente invitati. Tutti quanti, dal primo all'ultimo della fila. Mi raccomando. Diventerete davvero degli unicorni stavolta. Comunque, oggi devo ringraziare Lion, non mi hai buttato fuori neanche una volta, grazie è mille. È vero. Ti strigo proprio due mani. Possiamo buttarlo fuori oggi, adesso se vuoi, Cioè, o uccidono per primo. È un po' cattiva come cosa.
Vabbè, segnati che è Alex Lion, segnatelo proprio nel taccuino delle cose da segnarti. Va bene, è lui. Va bene, me lo segno. Anche è così a casa. Anche non è giusto, Piadina eh. Può essere, eh. No, ragazzi, ma perché sì. Oggi sono morto sempre per primo o secondo con l'unicorno? Magari. Ma non l'avete visto ora? No, ancora no. Infatti è una pippa. Niente. Un po', eh. Motivo per il quale potrebbe essere Piadina, perché è una pippa. No, perché, no, ragazzi, è io vero. Sarei fortissimissimo potente, lo sappiamo no, tutti. No, non è vero per niente. Cosa? Dove? Cosa è successo? No, ha scagato, salato, non possiamo passare. Non toccarli, la scagazzata, non toccarla. È sulla destra, mi sembra. Dov'è, mi prego? Sì, a destra, a destra. Cioè, io starei facendo le task, state disturbando, eh. Scusa, è un maleducato, però. È un avvertimento questo. L'ho visto anch'io. Ma è lì. Dov'è? È lì. Sta attento. Dov'è che sta? Stre, tu sei il mio alibi, eh. Ci siamo visti. Va bene. Vado a premere, però, perché bisogna agire qui. Questo unicorno. Vado presto, veloce. Corri, premi, veloce. Ok. Allora, ho visto tutto. Io pure devo parlare, ma prima parla tu, Alex, vai. Ok, allora, ma se parlo io, cioè dico chi è, punto. Cosa sono sti muggiti sommessi? Ho visto il bambino di Anna, quello rosa, che entrava in Electrical e si è trasformato. Anna, dovevi negare, devi negare! Anna! Io voto Cicco, basta. Oh. Come Cicco? Bene, giusto, vai. Era giusto. Zitto, soffri nel vuoto siderale. Ti avevo stretto la mano. Vabbè, però poi io ci ho sputata la mano. Ah, che schifo, allora mai più alleanze con te. Sta bene. Ti butterò fuori sempre per primo da adesso in poi. Ecco. Anna. Ma perché ci fate caso che ci mette... Allora, senti, ci mette 40 secondi prima di farmi diventare sto coso, va bene? Dai, schiaccia Alex che ha iniziato. E non sbatto contro i muri. Vado così. Te la clicco io. Bene. Oh. Vabbè. Tanto era il destino che gli toccava, lo sappiamo tutti. Eh sì. Allora, Anna, purtroppo sei di nuovo tu l'unicorno. E questa cosa qui non va bene, ci fa arrabbiare a tutti noi. Lo so. E stai borbottando. E questa cosa mi dà molto fastidio. Mi dispiace molto, ecco, mi butto fuori da sola. Anna, se non la smetti, non puoi fare ste voci da deficiente. Dai, ma è stato stupido. Perché Alex era lì? È perché è stupido anche lui. Perché qui perché è io sono ovunque. Qua è un grappolo di stupidi. Proprio come è vero, confermo tutto. Tutta vicina, uno vicino all'altro. Mi tolgo il pettino. Non avrò mai più un pettino. Ecco, basta. Io te lo dico sempre di non averlo. E tu non mi dai retta. Ma sono carini. Sei stupida. Siamo pronti. Oh. E non preme. Ok. Non preme. Voglio tanto essere l'unicorno. Ora me lo sento, sarò no, io. Sarò io. Stavolta io di brutto in cuore. Non Lion per primo, Il Cicco Corno. Cicco. Cosa? È il terzo occhio? Ti ha aperto il terzo occhio? No, è lui che è partito tutto determinato, però. Effettivamente ha minacciato in maniera anche molto palese. Sappiate che se muore Lion, so proprio io. Sono io che proprio. E mi sa che non morirà. LOL. Il terzo occhio si è aperto, l'ho sentito da casa mia. Questa è stata una mossa che non avevi previsto, capito? Cicco. Proprio che sento questa presenza io per quella cosa che hai detto. Capito un po'? E poi avevo detto già da prima che ti avrei buttato per primo fuori, No, no, prima non ho sentito niente io in merito. Secondo ciao, me, Cicco. Secondo me non ci abbiamo sbagliato. Se eh? È l'unicorno, mi sa che scoppio a ridere. Mi sa che. Senti che silenzio, è lui. Sotto è lui. Quei capelli, mi sa che nasconde un corno. Mi sa. Vediamo. Dico corno? Sì. Mamma mia, che mamma. No, vabbè, ram. Segnale. No, basta. Io adesso ram. Ti giuro che ti ho buon cazzo. Devo adottare una tattica per non essere buttato fuori. No, c'è un devo altro Garbear, che schifo. Sempre io, aiuto. Ma perché sempre lui? Allora, io ho sentito dire che i Garbear si chiamano così quelli che la mamma non gli voleva bene da piccolo, No! Diceva che ero bellissimo. Ma mentiva, sapendo di mentire. No, poverino, infatti. Nei suoi occhi in realtà tu eri brutto. Non è giusto, non volevo sapere. Ora vogliamo un bel unicorno. Speriamo, dai, uno, uno bravo così. Uno potente qualcosa. Allora, Laio, guardami negli occhi, leggimi nella mente. Sì, non sei tu. Sai chi è? Io so chi è. Io ho capito, quello ovviamente. Non puoi dirlo io so adesso chi è, anche però, tu. Non puoi però, dirlo. Infatti, leggimi nella mente. Non leggo nulla, non so. Dai, ho una cosa in testa, solo il nome di questa persona qui. Sei il tu? Corno. No, ovviamente. Perché dai, io quello leggo, sempre. E scusa, in testa puoi avere solo una cosa, il corno dell'unicorno. Vabbè, dai, non guardarmi in testa, non guardarmi più in testa. Vabbè. Allora li buttiamo fuori così, tanto per. Ma infatti sì, sta dicendo cosa no, di un no, po' strane. No, fate, ragazzi, non fatelo, ve lo assicuro. Accusa senza motivo. Ah, vi do testimone oculare, proteggetemi di brutto. Aiuto! No! Proteggetemi, l'ho schivato. Ma cosa sta succedendo? Bene, bene.
Ma quanti sono sti unicorni? Scusatemi. Ma quanto Pianino? No! No, no, mamma mia. Ma Pianino male, sta per incornare. Ma Pianino aveva detto che aveva visto tutto, eh. È stato messo a tacere, attenzione, da uno... Era su Electrical. Allora, Stregato l'ha riportato subitissimo. Strano, eh. Allora, vi giuro, non sono stato tu io. Tu cico chi avevi vi in giuro. Mente? Dimmi un po'. Ah, io avevo poi mette lui, Stregato. Basta, dai, buttiamolo fuori. Ma cagare, una dai, coincidenza su. Pazzesca. Vai, vai. Anche io ce l'avevo in mente. Vai comunque a giocare verità, con le stelle cadenti. Ho visto l'unicorno a destra e lui l'ha portato a sinistra. Quindi che fame, cico. Una volta, proprio, carta, forbice e sasso. Proprio vinto io. Ma no. Che fame. Sei tu, quindi, stai facendo buttare fuori no, la gente non a caso. Sono io. Quando no, ti diceva no, guardami in testa, perché voleva farti vedere l'unicorno. Era lui. Pezzo di schifo disumano. Non è vero, fermi, dai, cosa stiamo aspettando? È lui, che maiale. No, fermati, Lion. Tu all'inizio hai detto che mi hai letto del pensiero e non ero io. Ma invece sei tu. Ah, no! No, sta bleffando di brutto. Allora, tu, unicorno, no, mi è scaccato. Io non mangerò quella cosa lì. Devi lasciarmi uscire. Mica devi mangiare per forza, no, pure ragazzi, tu, che schifo. Secondo me questo è un bluff di brutto. Non ci credo. Guardate no, che infatti giuro, non ragazzi, è morto. E ha fatto questo sto per morire, bla bla bla, infatti bla, è strano, ed è anche vivo, secondo me. Che pezzo allora, di borra. Allora, Alex, Anna, voi vi dovete convincere che non sono io. Mi ha letteralmente scaccato un centimetro. Io mi sono stato fermo. Non volevo possedere quella cacata. Non ci credo. Ma noi non l'abbiamo vista questa cosa. Ma infatti capisci, è tutte bugie. Tutte bugie. Tutte bugie. Guardami in testa, quello vabbè, significa. I barbacci, questo qua. Ti abbiamo proprio beccato. Ma un porn, sì, che non sei altro. L'avete visto bene proprio. Sì, questi e calci è cara. E volevi fregarci. Ti abbiamo anche lei è diventato un unicorno. Non era lui. Ma era chi è? Ma è scemo. Scusate, era lui al 100%. E poi non era lui. Scusate, ma allora fermi tutti. Chi è quindi? È Anna di nuovo, non è possibile. Allora no, sono stata già due volte e ho fatto... Ram! Intrinseco! No, ti avevo visto! Mi hai messo a tacere di brutto! Non credeteli! So lo good fate per tu fande, veramente! Ma io ancora! Pro play! Ma come hai fatto? Mamma mia, va bene, per oggi ci fermiamo. Ci vediamo stasera alle 19 in live. Mi raccomando, andate in edicola per acquistare uno dei braccialetti laionici, siliconici, belli per il polso. Compra e metti. Anch'io li voglio! Per oggi ci fermiamo. Lion e la gang out! Ciao!